Ci siamo. Allora, trattamento dei crediti tributari e contributivi. Ovviamente i crediti tributari e contributivi sono quasi sempre una presenza estremamente ingombrante nelle procedure, quindi è giusto trattarne. Ne parleranno Andrea Zuliani, giudice del Tribunale di Udine, e il professor Gianluigi Bizioli, ordinario di diritto tributario dell'Università di Bergamo, la dottoressa Simona Bonomelli, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Bergamo. Il focus, almeno delle prime due relazioni, sarà ovviamente sul crackdown fiscale, perché è, diciamo, l'argomento del giorno più nuovo e più dibattuto in questa materia. Quindi iniziamo subito con Andrea Zuliani, tenendo presente che dovremo stare almeno non più di 15 minuti, perché i tempi vanno un po' ristretti. Grazie. Allora, push. Ecco, adesso si sente, grazie. Cercherò, ho fatto partire il cronometro e cercherò di essere rapido, ma nello stesso tempo spero anche comprensibile, perché giustamente è sabato mattina e cerchiamo di essere rapidi. Ovviamente il trattamento dei crediti tributari e previdenziali nella crisi d'impresa sarebbe un tema lunghissimo, richiederebbe anche una ricostruzione di quello che è successo negli ultimi 15 anni, da quando è stato introdotto l'articolo 182 ter, transazione fiscale allora rubricato. Però ovviamente il tema di attualità è quella che da Torre sul fallimento definisce la ristrutturazione coattiva dei debiti fiscali e contributivi negli ADR e nel concordato preventivo. Qualcosa che è previsto nel codice della crisi, se entrerà in vigore, anche nel correttivo che l'ha esteso ai concordati, l'articolo 48,5, ma qualcosa che è stato introdotto come già vigente dall'articolo 3,1 bis del decreto legge 125 del 2020, ovviamente testo convertito, che ha interpolato la legge fallimentare, l'immarcescibile e immortale Regio Decreto 267 del 42, gli articoli 180 e 182 bis, entrambi 4 comma. Sappiamo che questa normativa prende atto, il legislatore con questa normativa, di un problema pratico, cioè il fatto che molti concordati e accordi di ristrutturazione non vanno in porto. Perché, pur essendo magari considerabili come la miglior soluzione per i creditori della crisi d'impresa, c'è una risposta rigida, burocratica, non razionale, diciamo così, degli enti preposti, Agenzia delle Entrate e enti previdenziali. Problema pratico che constatiamo tutti e che il legislatore ha risolto con un taglio del nodo gordiano, non con una soluzione accurata, ma con un taglio drastico. Sostanzialmente ha stabilito che il tribunale omologa il concordato, omologa l'accordo di ristrutturazione, come se le amministrazioni, chiamiamolo così, avessero aderito all'accordo, in caso ricorrano due circostanze: mancata adesione decisiva, determinante anzi, per l'approvazione della proposta e controllo da parte del giudice che la proposta sia conveniente per queste amministrazioni. Su questo tema, visto che oggi sono il giudice civile, vorrei fare delle considerazioni che riguardano appunto il ruolo del giudice civile. Nel diritto privato, e per quanto questi siano crediti che non originano dal diritto privato, ma nel momento in cui i creditori cercano di concorrere sul patrimonio, tutti, sul patrimonio del debitore, direi che le regole sono quelle del diritto privato. E nel diritto privato gli articoli 200, 2741 e 2740 CC ci dicono sicuramente che i creditori non sono tutti uguali, però che tutti hanno diritto di soddisfarsi sul patrimonio del creditore e concorrono. Nel diritto privato vale la regola per cui ciascun titolare del diritto ne fa quello che vuole, ne dispone liberamente, è sovrano del suo diritto. Nel diritto privato sempre ci sono tuttavia delle situazioni, come appunto il concorso sul patrimonio dell'imprenditore in crisi, in cui a questa sovranità individuale si sostituisce il principio di maggioranza. Non è uno scandalo nel diritto privato, perché sappiamo che tutto il libro quinto della disciplina delle società è basata sul principio di maggioranza. Il principio di maggioranza permette di attribuire alla volontà dei titolari del diritto la modifica del diritto che si ha anche in queste situazioni. E in questo contesto,
la convenienza ha un suo rilievo, il giudice può essere chiamato a sindacare la convenienza, ma come correttivo del principio di maggioranza. Cioè la minoranza può ribellarsi alla disposizione del diritto contro la sua volontà se dimostra o se risulta che questo accordo non è, questo concordato non è conveniente per la minoranza. Quindi principio di maggioranza temperato dal controllo di convenienza per la minoranza. Rispetto a questa situazione, diciamo, di diritto privato, coerente di diritto privato, il trattamento nuovo dei crediti fiscali e previdenziali è una vera rivoluzione, perché con questa omologa fatta come se questi creditori determinanti avessero aderito, di fatto viene meno il principio di maggioranza. Possiamo avere tranquillamente degli accordi e dei concordati che sono approvati da una ristretta minoranza dei creditori. Quindi viene meno la possibilità di imputare alla volontà dei titolari del diritto quello che succede di questi diritti. Credo che bisognerebbe cercare una giustificazione alternativa se non è più la volontà dei titolari. E la giustificazione, a leggere il decreto 125, potrebbe sembrare che la giustificazione sia la pandemia, perché infatti l'articolo 3,1 bis del decreto legge 125 comincia con "in considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata da Covid-19. Poi però il legislatore ultimamente usa anche scrivere delle cose che non sono ancora norme, poi in realtà la norma non è assolutamente limitata e condizionata alle crisi da Covid, è una norma più generale, d'altra parte era prevista già e futuribile nel codice della crisi. Sarebbe bello che fosse la giustificazione di questa novità il favor continuitatis di cui tanto si parla e che si fa fatica a trovare poi concretamente, ma anche questo non è vero, perché non c'è niente che dica che questa regola vale se c'è continuità aziendale e non vale se c'è semplicemente liquidazione. Ho letto, qualcuno dice, no, quello che conta, cioè la ratio, è il perseguimento dell'interesse della pubblica amministrazione, il buon andamento della pubblica amministrazione, perché il presupposto è che la pubblica amministrazione non sta facendo bene il proprio interesse. E qui il mio punto, la mia esperienza, la mia unica dimensione di giudice civile un po' si ribella, nel senso di dire io non faccio non tutelo interessi generale, tutelo diritti dei privati, sono disposto ben volentieri ad accettare che se la situazione è più complessa e richiede qualcosa di diverso dall'accertamento e dalla tutela dei diritti dei privati, il giudice civile faccia un passo indietro, come un po' in parte il decreto legge 118, ma anche altre situazioni prevedono. Sono meno disposto ad accettare che al giudice sia fatto fare un lavoro diverso dal suo. Quindi credo che queste disposizioni creino una disarmonia nel sistema. Su questa premessa mi permetto di toccare solo uno dei molti problemi interpretativi, anche di carattere processuale, che presenta questa normativa, e cioè quello appunto della interpretazione della espressione quando l'adesione è determinante. Io credo che in particolare che questa, sebbene sia un'interpretazione minoritaria e sicuramente anche non la più facile dal punto di vista del tenore letterale della norma, ma credo che è determinante che il giudice possa fare questa omologa senza il consenso di questi creditori solo quando gli altri creditori sono a maggioranza favorevoli al concordato. Nel senso che solo in questo caso, secondo me, si può dire che se non ci fosse stato l'atteggiamento ostruzionistico di questi enti, il concordato sarebbe andato a buon fine. Come dico, questa è un'interpretazione minoritaria, per quello che leggo, forse non facile, però credo che non sia facile neanche accettare le conseguenze dell'interpretazione contraria. La conseguenza dell'interpretazione contraria è che bisogna accettare la possibilità che concordati, in particolare un concordato, venga approvato senza il consenso di anche uno solo dei creditori, perché se abbiamo le agenzie che sono titolari del
50% dei crediti che vengono ammessi al voto e votano, anzi possiamo fare un esempio più concreto, siccome ci sono le classi necessarie. Abbiamo la classe dell'Agenzia delle Entrate, la classe dell'INPS, supponiamo che siano 30%, 40% la classe degli altri chirografari originari. In questo caso nessuno vota a favore del concordato, zero, mettiamo anche che votano tutti contro, il giudice decide che è conveniente per l'INPS e per l'agenzia e omologa il concordato avendo la maggioranza di classi, due classi, la tesi prevalente è che INPS e agenzia vadano fatte da classi diverse e anche la maggioranza assoluta perché 30 più 30 fa il 60%. Credo che anche questa conclusione sia un po' difficile da accettare. Analogamente, e direi anche a fortiori, per quel che riguarda l'accordo di ristrutturazione, io credo che questa omologa, nonostante l'assenza di adesione delle agenzie, richieda che ci sia comunque un accordo con qualche altro creditore. In astratto potrebbe essere che non serve, perché se i creditori e le amministrazioni superano già il 60% dei debiti totali, come molto spesso accade, perché molto spesso sono situazioni che si creano appunto per evasioni di questo tipo, allora in questo caso teoricamente non occorre l'adesione all'accordo di nessun altro creditore, però mi sembra un po' surreale, visto che l'articolo 182 bis, comma secondo, ci dice che l'accordo di ristrutturazione si pubblica al registro delle imprese e contemporaneamente si chiede l'omologa e ci dice che diventa efficace nel momento in cui è pubblicato nel registro delle imprese, mi pare un po' appunto surreale, un po' da Alice nei Paesi delle Meraviglie, che venga pubblicato questo non accordo, cioè la proposta fatta alle amministrazioni che non l'hanno accettata, che diventi efficace, salvo aspettare l'eventuale opposizione, ma poi il controllo di convenienza del Tribunale che lo omologhi. Mi sembra che questo tipo di soluzioni estreme, che pure sarebbero consentite da un'interpretazione letterale di questa normativa, siano difficili anche dal punto di vista di conservare un qualche significato alle parole. Concordato ha un significato, accordo ha un significato e anche omologa ha un significato. Omologare vuol dire ratificare, controllare la volontà delle parti, controllare che si sia formata correttamente e non certo negoziare da parte del Tribunale. Ecco, questo è quello che penso. Può anche darsi che però mi sbagli io e che in realtà questo superamento della volontà delle parti come giustificazione di quello che succede ai diritti dei creditori sia un modo di pensare un po' alla vecchia, che forse questo non riguarderà solo le amministrazioni, perché tutto sommato anche l'articolo 18 del decreto legge 118 ha più in generale per tutti i creditori questa idea che tutto sommato il voto dei creditori, l'adesione dei creditori non è necessaria. Io metto qui perché tengo fede e pare ho fatto 10 minuti. Grazie mille Andrea per l'aiuto a portare a termine.